insieme a tutta l'ACI di Arezzo, ha pensato di farvi fare, oltre che la lezione in classe, alcuni di voi avranno assistito a alcune lezioni in classe, anche una prova pratica, perché ragazzi, la sicurezza stradale bisogna provarla, perché non si insegna, bisogna guidare. E oggi avete questa occasione, avete questa possibilità, e oggi forse è la prima volta per voi che mandate da soli un mezzo. Si può fare un gioco insieme? Sì! Siete disposti ad aiutare i vigili urbani? Sì! No, allora facciamo più. Quanti di voi vanno in macchina con la mamma? Quante volte la mamma prende il cellulare e guida col cellulare in mano? Qualche volta! Allora, tutte le volte che la mamma prende il cellulare in mano o il babbo guidano senza cinture, voi gli fate questo ritornello. Ha detto il comandante che è vietato. E guidare col cellulare senza cinture si muore. Lo fate questo favore? E poi l'ultimo favore, quando vedete che il babbo e la mamma guidano troppo forte, voi gli dite questa frase: babbo, mamma, io non voglio rimanere solo. Karting in piazza, siamo qua allo stadio. Alle sue spalle, presidente, ci sono i bambini che stanno guidando il karting. Un'altra bellissima iniziativa di ACI. Rientra in quello che è il nostro progetto, quello di sensibilizzare già da bambini come loro sulla questione della sicurezza stradale. Abbiamo fatto le lezioni in classe grazie al programma che ACI Arezzo ha messo in piedi, che si chiama Guida che ti guido. Oggi gli facciamo fare una prova pratica. Molti di loro non hanno mai guidato un kart, perché sicuramente per l'età che hanno e anche perché oggi le piattaforme sono più virtuali che materiali, pertanto è un'occasione importante, tanto è vero che per loro è anche un'emozione, perché probabilmente è la prima volta che guidano in autonomia un veicolo, e questa è una cosa simpatica. E gli viene fatta prima una lezione nella quale gli viene detto quali sono le regole base per comportarsi correttamente alla guida. Questo è fondamentale, perché loro devono assorbire, condividere il concetto per il quale che se si comporta correttamente alla guida si fa bene a sé e agli altri. Questo è il lavoro che viene fatto in modo ludico, è una iniziativa che ACI Italia mette a disposizione. Karting Piazza è un vero e proprio format nazionale che viene inserito all'interno di quello di ACI qui di Arezzo, che è Guida che ti guido, e oggi i ragazzi provano, qui abbiamo la scuola Curina e poi domani avremo altre classi di altre scuole, perché la facciamo è una o due giorni. E a loro poi vengono dati dei gadget, vengono regalati anche dei cappellini come questo, quindi che ricorderanno e in modo simpatico questa giornata, che è per loro un momento di crescita davvero importante per quello che riguarda la sicurezza stradale, ma anche il corretto comportamento di fronte alle regole, perché rispettarle è conveniente per sé, quindi puntare su questa condivisione del percorso in modo simpatico guidando per la prima volta un kart. Una bellissima iniziativa che porta i bambini fuori a provare a guidare un kart, Parisi. Sì, certo, è un'esperienza particolare, non solo perché dà l'opportunità a questi bambini di confrontarsi con le regole della circolazione stradale ed anche con quella che può essere l'iniziativa del nostro sport, lo sport automobilistico, che sono entrambi accomunati dalla necessità del rispetto delle regole. Io colgo l'occasione per sottolineare anche una cosa che stiamo verificando sempre di più, che questa generazione, che è una generazione digitale, sono abituati ai videogiochi, spesso è una delle prime volte che hanno l'opportunità di confrontarsi con la fisicità, cioè di fisicamente guidare un mezzo e quindi usare anche i sensi che nel digitale ovviamente non vengono utilizzati, come il tatto, che serve necessariamente per tenere bene la presa del volante, e poi coordinarsi per guidare dal vivo un mezzo che è anche abbastanza impegnativo dal punto di vista della concentrazione. Glielo spieghiamo bene, sono tutti quanti chiaramente bravissimi. E la migliore gratificazione, io dico sempre, è quella che nel mentre girano si vedono più i denti che il resto del volto del bambino, per proprio a significare la felicità di quello che stanno facendo.